Sì, perché loro tecnicamente sono più avanti, ma tu sei la verginità, quindi hai la possibilità di darci idee nuove. Ricordatelo questo aspetto. No, tue spese penso proprio di no, perché andrà tutto bene. Pensa positivo. Sì. Allora, quindi l'esercizio che abbiamo fatto era questo, allargato, piego, piego. Mi allungo, piego e via. Ora facciamo un esercizio di respirazione e riallungamento a terra. Mi allungo in posizione del sultano, vado in posizione del cobra, mi allungo e ritorno. Vai da cobra. Vado a cobra, su, sì. L'unica differenza, Roberto, è che il mio ombelico va in contatto con la terra. Quindi qua. Sì, cioè il mio esercizio è Fai questo. cobra. Mi allungo al sultano, faccio il contatto con l'ombelico, vado su in cobra e poi questo tutto con la respirazione. Quindi sono qui, touchdown. Cambio gamba. Perfetto, ottimo. Capito? Io ti lascio le chiavi Sì. alla classe come Linda, Sì. te le lascio sopra, quando uscite, poi io ritorno, Sì. spero non Tu siano dormi complicate. sicuramente perché dobbiamo finire. E basta che chiudi e Sì. andate via, dopo aprite e tornate. Va bene. Tu a che ora devi andare via? Adesso praticamente, buonanotte, vai. Allora, prima di andare via facciamo soltanto un esercizio di come si fa l'inversione. Bene. Allora, l'altezza della gamba è troppo bassa. Lo vedete le gambe che sono calate? Sono calate di altezza. Perché voi le avete utilizzate. Quindi c'erano. Questa è la fregatura del fatto che le amache sono appena state fatte, però una volta che sono state fatte e sono ben tese, questo problema non sussiste. Allora, a livello didattico, una inversione ha tre inconvenienti. Ascoltami bene, guarda. Primo inconveniente, io metto il tessuto all'altezza dei reni, Che non va, che abbiamo che non va. detto. Ok. Se faccio questo, mi faccio male ai reni, punto. Quindi non mi faccio male, ma mi sono tecnicamente strumato i reni. Strumato. Hai spremuto i reni Ho che non spremuto dovrebbero. i reni, Che quindi non il mio dovrebbero. sistema linfatico soffre. Altro effetto, invece io ho messo il tessuto sotto i glutei. Anche questo non va bene perché io comunque sbatterò per terra o mi sgancio, come in questo caso. Ok? Quindi sotto i glutei non va bene. C'è solo una terza posizione che posso assumere, che è quella in cui l'amaca esattamente sulla coccige, cioè adesso vi faccio vedere a tutti quanti qual è il coccige. È questo punto. Il coccige lo faccio sentire qual è. Nel tuo caso è questo il tuo coccige, quindi un po' più su. Perfetto. Devi rimanere in equilibrio, Roberto, in questa posizione, cercando di guardare il punto in cui tu rimani senza mani, senza niente, ad ascoltare il tuo equilibrio, la tua centratura. Centratura e equilibrio. Vai. Portati un po' più su. Con la testa, perfetto. Trova il tuo equilibrio. Benissimo. A livello didattico, una volta che voi avete imparato il punto di equilibrio, è facile il giochetto, perché basta alzare. Aprire le gambe e poi piano piano scendere. Didatticamente devi insegnare l'esercizio fatto piano. Poi i palmi stanno sempre in su e hanno mani in giù. Poi per ritornare le mani sono al centro e piano piano io mi isso. Chiaro questo concetto del piano piano? Allora, la prima inversione io sono qui pronto a dire che questo è il punto esatto, non è questo, infatti è questo, rovescio. ok?
Tu devi verificare questo visivamente sul tuo cliente. Io ho già visto che tu. Solo che vuole fare tutto su me, mi scivola quando mi stendo. Allora, va bene anche questo, perché siamo quasi lì. Didatticamente dobbiamo insegnare per la prima volta ai nostri allievi. Che facciamo? Facciamo questo. Guardate cosa facciamo. Apriamo il tessuto bene. Apriamo bene il tessuto. La prima volta possiamo anche fare in modo che si facciano un po' di dolore ai veni, ma sicuramente possono fare una buona impressione. Quindi si mettono seduti. Si mettono seduti, non gli diamo troppo spazio a quest'amaca, non che salga troppo sui reni, e gli facciamo fare un esercizio. Ok, mettiti seduto. Mettetevi seduti tutti quanti, come se fosse un'altra vena. Allora, l'unica cosa che ti chiedo, Laura e Stefania, è di non avere un'amaca all'altezza delle ascelle, ok? L'amaca la voglio che sia quella di un sellino in calesse. Ok, di un sellino in calesse, quindi deve essere bella piccola. Ok, siediti. Poi dopo ti aggiusti quando sei seduta. Ok, a questo punto allarghi le gambe, da questa posizione scendi lentamente e ti trovi già in inversione. Chiaro, didatticamente la prima è questa. Ok, quindi poi invece quella del coccige. Poi quella del coccige. Quindi la prima è questa, la seconda è il coccige. Però prima gli devi far capire come ci si inverte, perché realmente vedrai che certi allievi fanno questo. Cosa fanno?